Tutti col naso all'insù all'Aquila nel weekend del 25 e 26 maggio all'aeroporto dei Parchi di Pretoro. C'è l'Aquila Air Show 2024, due giorni tra evoluzione aerea, esposizioni, aeromodellismo e con l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori, che nella giornata di sabato sarà impegnata nelle prove per dar vita poi la domenica all'esibizione vera e propria. Mancava da ben 27 anni. Il programma completo è stato illustrato nei giorni scorsi in comune. Dopo 27 anni le Frecce Tricolori tornano all'Aquila. Era un impegno che in prima persona avevo preso con la città, che l'aeronautica aveva preso con la nostra amministrazione all'indomani dell'annullamento dell'esibizione a causa dell'evento luttuoso che aveva colpito la pattuglia acrobatica nazionale con la perdita del caro capitano Gersi. Quest'anno, il 25 e 26 maggio, all'aeroporto dei Parchi godremo delle acrobazie delle Frecce Tricolori, simbolo identitario e tradizionale della nostra nazione. Quest'anno l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire su questa manifestazione con una sovvenzione in termini di fondi propri di bilancio. L'anno scorso abbiamo beneficiato di un'importante sovvenzione da parte della Regione Abruzzo. Come amministrazione comunale riteniamo che lo scalo pretorese sia un asset da valorizzare, lo stiamo facendo con investimenti milionari che porteranno alla realizzazione di un nuovo hangar e a rendere servizi che oggi mancano nell'area dello scalo, ma lo facciamo anche attraverso la sovvenzione di eventi come quello dell'Air Show alla sua terza edizione, che attira l'attenzione di migliaia e migliaia di appassionati e non appassionati, di giovani e meno giovani, grazie a una sinergia virtuosa con un gestore dell'aeroporto virtuoso, affidabile, con cui credo che si possa finalmente dare una risposta anche in termini di destinazione finale dell'aeroporto, non solo hub naturale per i servizi di protezione civile, ma anche come scalo di natura commerciale su cui lavoreremo nei prossimi anni di mandato. L'area fiera sarà aperta dal sabato mattina alle 8 e saranno davvero tante le attività per grandi e piccini. Considerando che si prevede un grande afflusso di pubblico, il Comune e l'AMA hanno predisposto un servizio apposito di navetta gratuito per permettere a tutti di raggiungere l'aeroporto. Ci saranno delle aree dedicate dove parcheggiare, nel centro commerciale dell'Aquilone, nel Tecnopolo, alla Guardia di Finanza a Coppito e infine all'aeroporto con un parcheggio da oltre 500 posti. Una manifestazione importante che richiamerà aquilani e turisti.